11 di aiuto di buongiorno, sono sempre qui in diretta da Lignano alla manifestazione Ruotonomia. Io adesso sono a intervistare Camerin Davide. Ciao, tra l'altro il nostro amico, perché lo conosciamo da veramente un sacco di tempo. Allora ciao Sui, raccontiamo un po', che cosa hai fatto su questa macchina? Questa macchina? Beh dai, è partita nel 2006, ho comprato una radiolina del Sir Francesco. Sì. Ho fatto una proposta, mettiamo su un amplificatore, due cassette e tutto. Sono arrivato a sta roba qua. A questa cosa qua. Definire. Ok, allora perciò ragazzi, innanzitutto, diciamo, partendo da qua, abbiamo un televisore che è un 20 pollici schermo piatto. Ok, due. Abbiamo due tweeter alta efficienza della SP Audio. Sì. Ok, abbiamo una Wii, vediamo qua se la. Esatto, poi abbiamo il doppio impianto. Abbiamo due medi da urlo, sempre della fiera. Sì. Ok. Niente, abbiamo come due condensatori, perché sì? I bambini assorbono, abbiamo due amplificatori, ok, canale che fa l'anteriore, i due mono che fanno i due sub, poi due, sì, due canali, uno mi fa le casse posteriori e uno mi fa quelle a sagra, diciamo. Ok, bellone, e invece qua dentro cosa abbiamo? Cioè, dovete vedere ragazzi, c'è di tutto qua dentro, oltre dei led, luci, due polizomi con la C2 abbiamo. Sì, la JVC 6 pollici e mezzo. Esatto. Ho fatto un monitor della Soundstream da 7 pollici. Sì. In parte. Intanto suonano avanti la musichetta della Wii, tra un po' faremo anche una partita. In parte ho appena costruito una, la chiamo casetta, fatta da me e la mia consorte, che saluto, Beatrice. Ciao Bea, ciao! Viva. E ho montato un altro monitor da 7 pollici della Harmony. Oh, capa. Sì, ma dopo... Bene. Bene, invece davanti abbiamo comunque tutto quanto impellato, sì, giusto? Impellato in pelle carbonio rossa argento, perché mi è piaciuta questa colorazione, il nero dietro, sì, il nero fuori e dentro sì, colorazione un po' più viva. E niente. Diciamo, queste qua sono un po', esatto, le lavorazioni che sono state fatte. Sì, infatti, sempre Sound Dream. Sempre Sound Dream. Esatto, ma allora la mia domanda in questa cosa qua è, come mai ti è venuto in mente di fare una cosa così? Cioè, quando Francesco ti ha detto, cioè, ci sarà stato un momento in cui ti sarai chiesto, ma scusami un secondo, cioè, dalla radio che volevi mettere? Tutti sono maradoni, ti sarei chiesto... Ti rendo conto che io queste robe qua, sì, per cambiare la radio, sono sempre stato un cultore del tuning, ma estetica e motore. Estetica, ok. E la macchina qua, sono 68 cavalli, motore, la cosa. Non ce l'ha proprio! Non so, dopo mi è partito sto embolo, e sempre di più, e fortuna che è piccola, ho finito lo spazio. Ho capito. Perfetto, se la mia signorina ci fa le foto. Ok, allora diciamo insomma un po' così, ma un'altra ultima domanda che volevo farti è, ma dal punto di vista legislativo voi cioè, ovviamente lo sai, ci sono un sacco di problemi per quanto riguarda il tuning estetico, il tuning interno invece, cioè tutte queste cose qua, le volte che mi hanno fermato i carabinieri per l'esterno, che l'ho anche tolto purtroppo, perché fino a una per il dentro, quando mi hanno fermato gli ho fatto aprire il baule, si sono messi, oh guarda qua figo, a dire amici, allora per il dentro non hanno mai, non ho mai dovuto, infatti. Ma come si chiama questa qua? Ribaltabile, ma... bisogna smontare un po'. Ah, bisogna smontarlo. Non sono riuscito proprio a fare una roba che si chiude col monitor e tutto. Sì, questa qua è la prossima cosa che vorrei fare, ovviamente. Che motorizzata, che non si sa mai. Sì, è tipo. Dipende sempre dal signor portafoglio. Certo, certo. Ok, ciao, ci vuoi dire ancora qualcosa? Vuoi ringraziare qualcuno? Tutto il team, ringrazio il signor Francesco. E il signor Mas che non è qua ma manda avanti la baracca, certo, e niente, viva, vabbè, viva il tuning, esatto. Ok ragazzi, ci vediamo tra pochissimi secondi con l'ultima intervista del Sound Dream Team, e vi dico soltanto restate con noi, a tra poco.